Buongiorno lettori e lettrici, io sono Elena e voi siete su Erin Bookland. Da quanto tempo che non ci vediamo? Mi dispiace tantissimo di non essere riuscita a far uscire il video dell'altro giorno, insomma il solito video domenicale, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscita a girarlo perché appunto la settimana che precedeva quella domenica è stata una settimana terribile, quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovata senza video. Fortunatamente però riusciamo a recuperare alla grande perché oggi è l'ultimo giorno del mese e come ogni ultimo giorno del mese che si rispetti, siamo qui per parlare, no, non più di BookTube Italia Leggi Indipendente, ma di Indie Books. La nostra amata iniziativa che ha come obiettivo quello di dar voce alle piccole case editrici che un pochino scompaiono nell'immenso mercato editoriale, ha cambiato nome. Quindi da oggi in poi non mi sentirete più parlare di BookTube Italia Leggi Indipendente, ma di Indie Books. Sono cambiati in effetti anche i riferimenti sui vari social, quindi cercate Indie Books e ci troverete nuovamente. Il mese scorso non ho partecipato ed è stata una cosa che veramente mi è mancata tantissimo perché come sapete, come insomma chi di voi mi segue da un po', sapete che io partecipo da più di un anno ogni mese. Purtroppo scusatemi, il mese scorso non sono riuscita a partecipare e me ne pento tantissimo perché appunto è stata una cosa che mi è mancata. Ma torniamo alla grande e sicuramente appunto salvo eventuali eccezioni future si tornerà per rimanere. Per chi ancora non lo sapesse, che cos'è Indie Books? Un progetto che nasce dall'idea di Eleonora del canale Mister Ortellino che appunto dà voce a queste piccole case editrici. Ma come? Qui su YouTube ogni ultimo giorno del mese si pubblica un video riguardante una specifica casa editrice, si sceglie una casa editrice, si sceglie qualcosa di quella casa editrice e se ne parla sul tubo. Ma allo stesso tempo però in realtà è una iniziativa che appunto parla di case editrici indipendenti che si muove su varie piattaforme, quindi la trovate anche su Instagram, su un blog, eccetera, eccetera. Quindi insomma, seguiteci sulla piattaforma che più preferite. Per quanto riguarda YouTube, io qui in info box vi lascio tutti i link delle persone che partecipano questo mese, in modo che possiate andare a vedere anche i loro video e possiate farvi un'idea più chiara possibile della casa editrice che abbiamo scelto questo mese. La casa editrice di questo mese è l'Alessandro Polidoro, una casa editrice napoletana che appunto mi incuriosiva tantissimo in realtà per molti titoli, anche se poi in realtà alla fine la scelta è venuta un pochino da sé perché ho scoperto che appunto una mia amica, una mia conoscente ha pubblicato una raccolta di racconti con loro e quindi automaticamente mai come questa volta è stato semplice ecco, scegliere perché appunto un po' volevo leggere questo suo scritto già da prima. Un po' ci tenevo a scegliere un libro che avesse un'ambientazione napoletana, proprio per rendere omaggio alle origini della casa editrice, un po' proprio perché appunto provando una certa affezione per Napoli mi faceva piacere leggere qualcosa con quel tipo di ambientazioni. Queste tre esigenze si sono fuse ed è per quello che ho scelto di leggere I fiori di giorno di Beatrice Morra. Come vi dicevo già prima, si tratta di una raccolta di racconti ambientata a Napoli. E spoiler, mi è piaciuta veramente tantissimo. Di solito vi faccio tutta una piccola premessa sul fatto che appunto ci sono determinati motivi per cui mi è piaciuta, vi racconto prima un po' la storia, ma qui ci tengo a dirvi fin da subito che in realtà questa raccolta di racconti è stata una piacevolissima sorpresa. Non perché dubitassi delle doti di Beatrice, ma perché appunto quando magari una ragazza così giovane, perché in realtà Beatrice ha anche qualche anno in meno di me, crea qualcosa di così bello, è sempre piacevole, insomma, lasciarsi sorprendere comunque. E le aspettative magari non sono le stesse che avresti andando a leggere Philip Roth, però allo stesso tempo poi quando leggi e quando questa cosa ti piace, ti sorprende sicuramente di più di quanto Roth riuscirebbe a fare, per capirci. E quindi automaticamente ecco, è una raccolta di racconti che vi consiglio tantissimo. In questo caso non posso farvi il solito discorso connesso alla trama perché appunto si tratta di tanti sprazzi di storie diverse che talvolta si intrecciano, talvolta no, e poi soprattutto sono anche spesso e volentieri scusatemi, racconti molto brevi. E quindi automaticamente rischierei di rovinarvi la sorpresa. Più che altro perché appunto si tratta di racconti che ruotano molto anche intorno all'effetto sorpresa o comunque a un piccolo colpo di scena finale.
Sapete che io non sono un amante dei racconti, però in questo caso devo dire che questa raccolta è stata un pochino un'eccezione perché veramente mi ha colpito particolarmente. Più che altro mi ha colpito tantissimo la delicatezza con cui le storie vengono raccontate. Vi dicevo già prima che appunto l'ambientazione è napoletana, abbiamo tutta una serie di personaggi che sono molto diversi da loro, ma in un certo senso sono anche collegati perché di base c'è questa sorta di narrazione un pochino dolce amara che li tiene un po' che li tiene insieme, quindi personaggi che non si conoscono, personaggi che appartengono a panorami culturali diversi, a classi sociali diversi, uomini, donne, giovani, anziani, tutti che appartengono appunto ognuno al proprio mondo, ma che si muovono nello stesso sfondo, perché comunque ci troviamo sempre e comunque a Napoli, che sia la Napoli colorata e caotica dei centri storici, che del centro storico, perché uno ce n'è, non so perché l'ho detto al plurale, del centro storico che io stesso ho imparato ad amare, ma che sia anche la Napoli dei borghi vicino al mare, quella fatta di pescatori, ma anche la Napoli bene di Posillipo e così via, e comunque lei è la vera protagonista, spesso e volentieri. E dicevo appunto, oltre allo sfondo che accomuna un pochino questi personaggi, sono accomunati anche dal fatto che hanno delle storie significative e che spesso e volentieri hanno comunque una traccia di malinconia che però non sempre si risolve con negatività. Quindi c'è anche talvolta un messaggio di speranza, c'è anche talvolta un insegnamento e come vi preannunciavo già prima, c'è una profondità nelle descrizioni notevole. Ho notato soprattutto che il tracciare la mente dei personaggi è stata una cosa fatta con particolare cura, perché appunto per quanto si tratti di narrazioni brevi, per quanto nel concreto poi si abbia soltanto un assaggio della personalità di tutti i personaggi che ci vengono presentati, nel concreto appunto entriamo tantissimo nelle loro menti, ci sentiamo moltissimo parte della loro vita. È interessante poi notare come attraverso personaggi così diversi si fornisca in effetti uno spettro completo di quelle che sono effettivamente le persone con cui si potrebbe avere a che fare camminando per le strade di Napoli. Perché abbiamo il commerciante del Banco del Pesce, abbiamo il senzatetto che fa spettacoli musicali per strada, abbiamo il ragazzo vietnamita che per strada vende le sue sculture, abbiamo la giovane pasticcera. Abbiamo veramente di tutto e di più e devo dire che mai come questa volta mi sono affezionata a più di qualche personaggio, anche se poi nel concreto il racconto che mi è piaciuto maggiormente è sicuramente quello che dà il titolo alla raccolta, che è un racconto che si apre all'inizio del romanzo e che si chiude proprio anche alla fine del romanzo, quindi abbiamo un doppio filone che però è collegato ed è un racconto di una dolcezza ma anche di una sensibilità che lascia veramente senza parole. Io continuo a dire questa cosa che appunto si tratta di un romanzo che mi ha sorpreso perché nel concreto sono andata avanti nella lettura in maniera assolutamente piacevole, ero contenta di andare avanti, ero contenta di entrare ancora di più nella vita di queste persone, di capire che cosa sarebbe successo loro e questo è stato bello anche perché non si trattava sempre di storie positive e comunque nonostante questo mi faceva piacere affrontarle, non avevo paura di entrare nell'intimità di queste persone, soprattutto perché i loro profili e le loro storie sono tracciate con una leggerezza tale che sì, si entra nella loro vita, ma non in maniera aggressiva. È come se ci si affacciasse allo spiraglio della porta, quindi si osservano queste storie, ci se ne sente parte, ma non si è mai troppo invasivi, ecco. E quindi automaticamente per questo la raccolta, scusate, mi è piaciuta, perché comunque, nonostante le grandi tematiche, nonostante la profondità, il filo conduttore è sicuramente anche la delicatezza dei tratti, dei personaggi, quindi la delicatezza di conseguenza della scrittura. Detto questo, io sicuramente ve lo consiglio tantissimo perché innanzitutto non è neanche particolarmente lungo, quindi lo potreste affrontare senza problemi, in maniera piuttosto veloce, è una lettura che si infila tranquillamente anche nelle vite più caotiche, perché vi dicevo prima che sono stati giorni particolarmente pieni, eppure io avevo voglia di andare avanti, avevo voglia di ritagliarmi lo spazio per leggere, soprattutto perché poi si tratta di racconti.
E quindi automaticamente se ne può leggere uno ogni tanto senza rischiare di perdere il filo, anche se vi dicevo che una certa linea di conduzione c'è, però allo stesso tempo appunto è un libro che si può leggere anche a piccole dosi. E poi soprattutto indipendentemente da questo io ve lo consiglio perché secondo me è veramente una bella esperienza di lettura. A me è piaciuta, ha colpito particolarmente, forse dipende dal fatto che io ho un legame particolare con Napoli, città che ho conosciuto, che ho vissuto per 2 anni e alla quale sono estremamente legata. Città che mi manca ogni giorno e che all'interno di questa raccolta di racconti ho trovato, cioè mi sono molto riconosciuta in più di qualcosa che veniva scritto sulla città stessa. Però allo stesso tempo, appunto, anche se non conoscete Napoli, potrebbe essere un buon modo per conoscere, soprattutto se siete persone che amano la sensibilità, se siete persone che amano racconti che sanno generare delle emozioni, delle sensazioni, se amate i racconti che vi fanno affezionare i personaggi, sicuramente questa è la raccolta che fa per voi. E non vi dico altro perché finisce che poi vi racconto qualche altra storia, vi faccio troppi spoiler e non mi va, perché è una raccolta che si deve godere dall'inizio alla fine. Quindi, brava Beatrice. Detto questo, la mia brevissima recensione finisce qui. Io spero di esservi riuscita a trasmettere tutto il mio entusiasmo, ma veramente mi è piaciuta particolarmente, mi ha fatto sentire a casa e soprattutto era da un po' che non leggevo di persone a cui veramente mi affezionavo. Ecco, nonostante io non sia entrata di botto nella loro vita, mi sono comunque affezionata da quel poco che ho potuto leggere. Ma detto questo, io vi inviterei ad andare a vedere i video degli altri partecipanti, perché per conoscere davvero l'Alessandro Polidoro, dovete appunto vedere anche gli altri video, perché vi parleranno anche di altri libri, anche se so per certo che, se non sbaglio, Teresa di Bibbucalula ha letto anche lei Fiori del Giorno, quindi potrebbe essere interessante confrontare le due recensioni. E appunto, quindi io vi consiglio di andare a vedere anche gli altri video. A questo punto non mi resta che mandarvi un grande bacio. E ci vediamo domenica prossima. Questa volta spero di riuscire. Ciao!